Sindaco, lei ha fatto una richiesta molto chiara, un commissario per la bonifica. Ma un commissario che sulla carta era stato nominato già da 2 anni e qui la situazione è abbastanza seria perché il progetto, il POB fase 2 sta avendo difficoltà e lì dal governo devono fare la nomina di questo commissario che stiamo aspettando oramai da 3 anni, da quando è andata via la dottoressa Belli. Questa mattina ho inviato una PEC al ministro della transizione ecologica, ma ogni mattina invierò la stessa PEC a lui e al presidente del Consiglio Draghi. Si devono dare una mossa perché non è possibile che Crotone resti senza il commissario. C'è tanto da fare e quindi ci si deve tornare ad occupare dei problemi seri della città di Crotone, a cominciare da questo della bonifica. I problemi seri di Crotone e la bonifica, che si collegano poi anche alla salute dei cittadini. Non si può più aspettare che si decida, dobbiamo dire, ai piani alti per risolvere i problemi di questa città. Ma non solo, ma il commissario ha la delega per spendere i famosi 76,2 milioni di euro della famosa sentenza di Milano, erano 56,2, poi con interessi e rivalutazioni superano i 70 milioni e quindi c'è tanto da fare, ma qui si deve intervenire. Avevano nominato il generale Vadalà, ma una nomina che poi è rimasta sulla carta, per cui ci vuole il nuovo commissario per ragionare su cosa fare con quei soldi, che come intervenire. E ripeto, quindi è fondamentale, 3 anni senza il commissario non va bene. C'è poca attenzione per Crotone secondo lei? C'è poca attenzione, ma io non lo so negli altri SIN qual è la situazione. Sappiamo che qui c'era un commissario che è andato via, che era, dopo 1 anno era stato individuato un generale esperto di bonifiche e di siti contaminati, ma poi questa nomina non è stata mai formalizzata, per cui siamo punti a capo, ecco.